Bene. Questo seminario, come vi è stato detto, è conclusivo di una serie di seminari che abbiamo impostato e che si sono svolti regolarmente in 6 diverse città italiane su diversi punti della Costituzione, ponendo sempre lo stesso problema della inattuazione e di come uscire da questa situazione in cui versa la nostra Carta Costituzionale. È frutto tutto questo di un ragionamento che abbiamo fatto in moltissime occasioni e che particolarmente in occasione della campagna referendaria c'è stato modo di ripetere molte volte. Una Costituzione si può modificare, può essere soggetta a revisione, lo dice lo stesso articolo 128 della Costituzione, ma a determinate condizioni, in determinati momenti, ma soprattutto e prima ancora di pensare alle revisioni dovrebbe essere attuata, resa effettiva. Perché? Perché l'obiettivo principale dei legislatori costituenti fu quello di fare una Costituzione nuova e diversa rispetto al passato. Si trovarono di fronte a questa alternativa: facciamo una Costituzione che si richiami agli statuti albertini, quelli dell'Ottocento, monarca che concede alcune diritti ai propri sudditi, oppure facciamo una Costituzione alla tipo rivoluzione francese che afferma alcuni principi, oppure ancora andiamo avanti, facciamo un passo avanti e facciamo una Costituzione che affermi dei principi, affermi dei valori, ma dia anche indicazioni, si potrebbe dire più concretamente ordini ai legislatori e ai governi futuri perché attuino questi principi, li facciano entrare nella realtà, li rendano operanti ed effettivi. La novità principale della Costituzione italiana, la sua caratteristica più importante, è questa. E nel momento in cui per anni ci si dà da fare per modificare la Costituzione anche in larghe parti, ma intanto non la si attua, è una delle contraddizioni principali del nostro Paese, alla quale non saremo noi che riusciremo a porre rimedio, ma vogliamo avviare almeno un cammino di verità su questo punto. Un ragionamento che ci porti fuori dagli slogan e ci conduca a porre delle questioni in termini concreti. Cosa intendiamo quando parliamo di inattuazione della Costituzione? Parliamo appunto del fatto che la inattuazione si può realizzare in due forme. Da una parte perché principi e valori di carattere generale non entrano nella coscienza collettiva comune, non sono fatti propri da tutti, e già questa è una inattuazione, perché se quei principi restano scritti nella carta sono importantissimi, se quei valori vengono dichiarati nella carta sono importantissimi anche loro, ma restano lì e non fanno parte del convincimento comune e diffuso di tutta la popolazione, è già un modo per svilire la Costituzione e non applicarla. Se poi a questo si aggiunge il fatto che là dove il legislatore costituente ha dato, io li chiamo dei veri e propri ordini ai legislatori e ai governi futuri, dicendo dovete fare questo o quello per rendere attuabile questo principio, non lo si fa, la cosa è ancora più grave e complessivamente veramente stravagante rispetto agli interessi del legislatore. Facciamo soltanto un esempio per rendere chiaro questa espressione. C'è l'articolo 3, che è uno degli articoli fondamentali della Carta Costituzionale, imperniato sul tema della libertà e uguaglianza, in cui si afferma l'uguaglianza di tutti, indipendentemente da tutte le possibili ragioni di disuguaglianza, la afferma in toto, ma poi riconosce che questa uguaglianza di fatto non c'è e quindi dice la Repubblica deve fare tutto il possibile per rimuovere gli ostacoli che impediscono che questa uguaglianza ci sia nella realtà. È un ordine vero che i governi e i parlamenti dovrebbero intendere come tale. Quando si dice in altre formulazioni c'è un diritto ma la Repubblica è impegnata a renderlo effettivo, ugualmente siamo in quella situazione e noi dobbiamo constatare che purtroppo, e dobbiamo dirlo proprio nel 70° della Costituzione, che la Costituzione in grandissima parte e per quanto riguarda i valori e i principi
E per quanto riguarda anche questa parte relativa agli ordini effettivi impartiti ai futuri governanti, eccetera, è rimasta larghissimamente inattuata. Quando si pone il problema come sta questa Costituzione, alcuni ci chiedono ma gode buona salute o no, è costellata di rughe perché è invecchiata, 70 anni sono troppi, eccetera. La risposta è la Costituzione sta benissimo, diciamo, perché ha resistito a moltissimi attacchi che non starò a elencare, ma striscianti ed effettivi, ha resistito benissimo. Quindi gode da questo punto di vista ottima salute, gode di una salute pessima quando si va a vedere come riesce a praticare la sua vita nella concreta realtà della vita, perché la inattuazione è evidentissima in moltissime occasioni. Ecco perché abbiamo fatto questi, promosso questi seminari che hanno questo intento, non potendo immaginare di affrontare tutti insieme tutta la problematica nel suo complesso, abbiamo scelto almeno alcuni punti fondamentali che sono sembrati fondamentali e che sono la libertà e l'uguaglianza, sono la tutela del territorio, dell'ambiente e dei beni culturali, sono il lavoro, sono anche, visto che non vogliamo parlare solo di diritti, sono i doveri costituzionali dichiarati inderogabili dall'articolo 2 della Costituzione, imprescindibili, e sono quelli di cui parliamo oggi, l'etica e la legalità. Abbiamo fatto una scelta, insomma, prendendo 6 punti, questi 6 punti li stiamo portando avanti attraverso questa forma di discussione che abbiamo scelto, che non è di manifestazioni pubbliche, ma è di seminari, e per questo lo schema è una relazione che non è una relazione ma è un'introduzione agli argomenti che verranno trattati, dei discussant che li sviluppano e li portano alla concretezza secondo vari punti di vista, eventuali interventi. Poi tutto questo viene registrato, abbiamo registrato in tutte le città in cui l'abbiamo fatto, verrà raccolto insieme e pensiamo di trasformarlo in una pubblicazione in cui diremo finalmente qualche cosa di diverso dal fatto che la Costituzione deve essere, è inattuata e deve essere attuata. Diremo anche il come, almeno per alcune cose, almeno per alcune suggestioni. Apriremo quindi un grande dibattito nazionale sul tema: questa Costituzione sta bene, ma per stare benissimo ha bisogno di essere attuata, e le vie per attuarla sono quelle che cerchiamo di indicare sommariamente e che dovrebbero arricchirsi dal contributo della grande discussione nazionale. Mi piacerebbe moltissimo, francamente, che in questa campagna elettorale, che io considero aberrante per come la vedo impostata, in cui ognuno propone una idea, chi propone una cosa, chi ne propone un'altra e così via, come se di questo si trattasse, ci fosse qualcuno che si ponesse fra i suoi temi un tema di carattere generale, programmatico, effettivo, ma come facciamo alcune cose a renderle effettive, si ponesse qualche domanda, per esempio: li abbiamo rimossi davvero gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza o ostacoli ce ne sono ancora? Abbiamo fatto il possibile per rendere effettivo il diritto al lavoro per quanto economicamente consentito in un'epoca data, e così via? Questo mi piacerebbe fosse il dibattito, purtroppo basta leggere i giornali per cose che si parla di tutt'altro, e questo è una dimostrazione che siamo in una situazione di difficoltà anche e soprattutto sul piano della politica, perché se la politica non riesce a confrontarsi su temi di grande rilievo e di grande programma per il futuro, è un male per tutti e non fa presagire niente, niente di buono. Se il tema fondamentale è come si realizzeranno le coalizioni, voi capite facilmente che siamo lontani da quella programmazione che alcuni in modo molto semplice indicano talvolta, che dovrebbe durare anche degli anni e che contemporaneamente potrebbe affrontare alcuni dei temi che abbiamo detto. Ma questa è l'impostazione che abbiamo per dirvi il modo, le ragioni per cui intendiamo procedere, e procederemo anche oggi su 2 temi particolarmente delicati che abbiamo scelto e abbiamo messo insieme perché riteniamo che siano anche profondamente intrecciati: legalità ed etica. Legalità ed etica hanno anche degli aspetti peculiari, ma in qualche modo procedono anche insieme. Nella vita comune di tutti,
ma anche nelle osservazioni che noi facciamo sui principi a cui pensiamo di attenerci. Se partiamo dalla legalità, c'è un articolo che è fondamentale da questo punto di vista nella Costituzione, l'articolo 54, che dice che i cittadini devono essere fedeli alla Repubblica e devono osservarne la Costituzione e le leggi. E poi aggiunge in una seconda parte che chi svolge attività pubblica deve svolgere con disciplina e onore. Quando si dice che si è tenuti non solo alla fedeltà, che è ancora un termine indefinito ma importante anche dal punto di vista etico, ma che c'è un dovere di rispettare le leggi, osservare le leggi, che nell'intento del legislatore voleva essere anche qualcosa di più che non rispettare semplicemente, ma voleva essere anche avere un contenuto anche etico in qualche modo, convincersi cioè che le leggi ci sono e devono essere rispettate e osservate, come dice il legislatore costituente, non perché ci sono i carabinieri alla porta, ma perché c'è una convinzione radicata, che deve essere radicata nella convivenza civile, che le leggi ci sono, così come la Costituzione, per essere appunto rispettate, per essere carne viva sulla cui base si regola la convivenza civile, si regolano i rapporti politici, civili, umani, economici, sociali e così via. Quindi nell'articolo 54 si può dire c'è tutto in embrione, poi bisogna intendersi quando si dice che va osservata prima di tutto la Costituzione, il primo richiamo dovrebbe essere fatto, che il primo che dovrebbe osservarla sono quei signori governanti, parlamentari, quegli organi istituzionali che avrebbero il dovere di renderla effettiva ed esecutiva, e a quanto detto fin qui in gran parte e in molte occasioni non lo hanno fatto, indipendentemente dalla collocazione politica, dagli schieramenti eccetera, ma nel complesso non lo hanno fatto o non lo hanno fatto abbastanza. Quindi già quando si parla di Costituzione già si dice questo: il rispetto della Costituzione, l'osservanza della Costituzione deve essere questo, far entrare la Costituzione nella vita complessiva dei cittadini, e questo è un primo pezzo della legalità, come non obbligo o dovere soltanto, ma anche come un fatto di coscienza. Ed è qui che cominciamo a collegarci anche all'etica, almeno sotto questo profilo. Ma poi si pone subito un altro problema. Se osserviamo questa espressione usata all'articolo 54 che parla di osservanza anche delle leggi, che cosa si intende col termine leggi? Si intende la legge in senso, diciamo, formale, strettamente giuridico? La legge è quella cosa che sappiamo, un imperativo, un precetto accompagnato o no da sanzione, ma che indica una soluzione. È solo questo? Oppure quando parliamo di osservanza della Costituzione e delle leggi intendiamo anche qualcosa di più? Se facciamo un salto indietro di molti millenni, Pericle agli Ateniesi diceva: noi rispettiamo le leggi, ma rispettiamo anche ciò che nasce dal comune sentire, da quelle regole che tutti considerano sostanzialmente regole valide e applicabili. Io credo che nella parola leggi ci sia anche questo, e che non dovremmo mai dimenticarcene che purtroppo nel nostro paese si fa una distinzione troppo spesso molto formale tra quello che è vietato dalla legge e quello che semplicemente non si fa. Pensate, nella prima Costituzione dopo la Rivoluzione francese c'era scritto in un articolo: non è persona per bene chi non rispetta le leggi. C'erano questi due concetti: non solo chi non rispetta le leggi, quindi commette un reato, un'infrazione eccetera, ma non può essere considerato una persona per bene, c'è un giudizio morale, che vuol dire che non è solo la questione della entità della cosa che bisogna rispettare, ma anche il fatto del modo. E quindi si prospettano già due temi. Abbiamo da un lato cosa c'è come contenuto in quell'espressione osservare le leggi, che vuol dire rispettarle, ma rispettarle con fedeltà, anche in qualche modo con comprensione, e che cosa c'è in quel termine leggi che, a mio parere, comprende anche
tutto ciò che nasce dal comune sentire ed è largamente condiviso. La legalità comprende insieme tutto questo ed è il rispetto di queste regole, chiamiamole così per un momento, che comprendono le leggi e anche tutto ciò che nasce dalla convenienza del vivere insieme, dalla necessità di vivere insieme, di rispettarsi e così via. Questo è molto importante anche perché su questo piano si tende molto spesso a non fare distinzioni sufficienti, a dire questa cosa non è prevista dalla legge come reato, dunque non c'è niente, anzi qualche volta si dice non c'è niente di male anche se uno fa una cosa, cioè questa è la concezione proprio della legge fatta rispettare dai carabinieri, accompagnata dalla sanzione. Se non c'è la sanzione la legge non ha un valore, non è operante. Ci sono mille regole che invece dicono che ci sono delle cose che non si fanno anche se non costituiscono reato e anche se non c'è una legge che le persegue specificamente. Allora, una delle prime cose che ci interessano è che questo concetto di legalità, così ampio come quello che sto cercando di sintetizzare, ma poi c'è chi lo farà con più esperienza e più competenza di me anche nel seguito della discussione, che questo è un punto fondamentale che deve essere osservato, perché è la base di tutto se vogliamo parlare di legalità. Dobbiamo avere un contesto complessivo di che cosa c'è dentro questa parola e di come la legalità deve essere rispettata e in qualche modo fatta rispettare. Si può aggiungere anche che un altro aspetto che unisce insieme la legalità è già anche l'etica, è quella seconda parte dell'articolo 54 che dice che chi esercita funzioni pubbliche lo deve fare con disciplina e onore, che anche qui non ci si limita a dire soltanto che lo deve fare con l'osservanza di leggi, lo deve fare anche con dei concetti come la disciplina, che può essere dipendente da regole formali, ma può essere anche qualche cosa di complessivo, istintivo, che nasce dall'esigenza della circostanza. E certamente l'altra espressione è più legata certamente alla morale, perché l'onore è un concetto molto più labile dal punto di vista della legalità formale, è un concetto che si riferisce ad appunto alcune di quelle cose che il comune sentire degli ateniesi ci ricorda e ci ammonisce che deve essere rispettato. Io voglio fare un esempio che riguarda la nostra, anche la mia storia personale. Ci fu un momento che mentre stavamo studiando al Senato il tema della sicurezza del lavoro e stavamo cominciando a proporre l'idea di un testo unico che poi è venuto molti anni dopo e quasi più per imperio della comunità europea che non per volontà nostra, decidemmo di andare a vedere le ragioni per le quali c'era un divario così notevole tra il numero degli incidenti sul lavoro, di malattie sul lavoro, in Italia rispetto ai paesi scandinavi. Naturalmente a parità di condizioni, tenendo conto della proporzione delle popolazioni, naturalmente. E siamo andati per primi, siamo partiti dalla Finlandia. La Finlandia, siamo andati accolti dal ministro del lavoro che ci ha tenuto una spiegazione del loro sistema, nel quale si parlava rarissimamente di leggi. Risultava chiaramente che c'erano poche leggi che riguardavano la sicurezza del lavoro e tuttavia avevano pochissimi incidenti. E allora ci sono venuti degli interrogativi che abbiamo posti alla ministra del lavoro dicendo ma come mai poche leggi ma anche pochi incidenti? Che cosa c'è che diminuisce talmente rispetto al nostro caso gli incidenti? E avemmo una risposta. E la risposta fu questa, testuale: c'è la riprovazione sociale, cioè la convinzione che un datore di lavoro non ha il diritto di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità fisica, la sorte dei lavoratori che da lui dipendono, non ha il diritto. Se lo fa, non è un buon cittadino,
non è un buon imprenditore e addirittura in alcuni casi la cosa viene censurata dalle associazioni imprenditoriali. Mi ricordo che ci guardammo un po' esterefatti e dicemmo, vabbè, finita la nostra missione, torniamo in Italia ci si fa vanto del contrario, ci si fa vanto di non rispettare le leggi, anzi sembra che uno, se non ha avuto mai una condanna, non è nessuno. Il concetto di riprovazione sociale non se ne parla proprio. Ecco, questo era un caso che ci dice come la legalità, almeno in quei paesi, poteva comprendere anche questo concetto che arrivava fino alla riprovazione sociale, cioè il datore di lavoro che non ha bisogno di un complesso di 150 leggi che gli dicano cosa deve fare, perché ha l'idea che se non fa quello che è necessario per tutelare la salute dei suoi dipendenti è un soggetto riprovevole, condannato moralmente dalla stessa società in cui vive, dalle stesse associazioni a cui è iscritto. Questo è un concetto di legalità molto ampio, ma che dovremmo tenere presente perché in forme diverse si presenta poi spesso anche da noi. Nel senso che anche nei dibattiti parlamentari, per esempio, io noto molto spesso questa discussione che si fa su casi in cui c'è una responsabilità penale o no. Se non c'è una condanna penale, qualche volta anche se c'è, per la verità, cioè, sono dei casi in cui ci si vanta anche di responsabilità penali, quasi le condanne diventano un merito, oppure c'è la sfrontatezza di chi per esempio adesso mette nel proprio simbolo elettorale non solo il suo nome, ma addirittura ha scritto sotto anche presidente, sapendo benissimo che non può farlo e che non può esserlo. È un concetto che dimostra che qui siamo molto lontani da quel concetto di riprovazione sociale o altro. Noi abbiamo molti casi nei quali invece il parlamento si sente dire, molti parlamentari per esempio che si autoassolvono tra loro perché hanno commesso dei fatti per i quali la giustizia chiede di procedere, ma c'è una grande larghezza nello stabilire che lo hanno fatto nell'esercizio della loro funzione e se l'hanno fatto nell'esercizio della loro funzione non sono punibili, non si può procedere. Questa è una cosa che nel nostro Parlamento accade con grandissima frequenza e che dimostra un non rispetto di norme fondamentali della Costituzione, fra cui anche lo stesso articolo 54, ma anche lo spirito stesso della Costituzione nel senso generale. Al punto si arriva al punto, posso fare un esempio concreto, che recentemente c'è stato un caso di un parlamentare che è stato condannato anche definitivamente e la legge Severino impone quindi di essere estromesso dal Parlamento quando la condanna è di quel tipo, e il Parlamento ha deciso di non estrometterlo con alcuni argomenti che io definisco pazzeschi, tra i quali uno era che nella corte d'appello che l'aveva condannato c'era dentro anche uno che era componente di un'idea appartenente a un'idea politica diversa da quella del... C'era una sentenza confermata anche dalla Cassazione. C'era una legge che dice che in quei casi il parlamentare non può più essere parlamentare, che altro c'era da discutere. Eppure il Parlamento, dico il Parlamento, ha detto no, non lo estromettiamo perché non siamo convinti della bontà di quella legge, non avendo nessun di quella sentenza, non avendo alcun potere di sindacare una sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria. Questo è il concetto che corre anche nelle altre sfere per quanto riguarda questi aspetti fondamentali che sono importanti e che riguardano contemporaneamente sia la legalità sia l'etica, ma si possono fare anche altri esempi. Ne faccio uno per tutti.
È noto che in Italia si sta discutendo molto sulla prescrizione, che in molti casi è troppo breve, dovrebbe essere allungata, ma non si riesce a decidersi a regolamentarla in maniera soddisfacente. Però quello che succede è che se un soggetto, particolarmente un soggetto appartenente alla sfera pubblica, ha un processo dura degli anni, a un certo punto viene la prescrizione, a cui fra l'altro potrebbe anche rinunciare, diventa nell'opinione comune, nella stampa, nei suoi sostenitori, per chiunque diventa assolto. C'è un caso clamoroso in Italia, il caso Andreotti. Andreotti in una sentenza fu dichiarato che per un certo parti veniva assolto perché non c'era la prova. Per altre, fino al 1980 c'era la prova di certi suoi rapporti con soggetti mafiosi, ma quel reato era prescritto. Dappertutto hanno sostenuto in mille, sui giornali, nei dibattiti pubblici, eccetera, Andreotti è stato assolto e ci sentiva dire: ma siete voi dei cattivi giustizialisti che dite che non è vero? Non è vero, c'è stata la prescrizione, che è una cosa diversa, il decorso del tempo ha impedito che si arrivasse a una conclusione. E anche qui c'è una mancanza di rispetto della legalità da parte della coscienza comune, della coscienza collettiva, oltre che molto spesso, come accade in molti casi, dello stesso Parlamento. C'è stato un altro caso molto, molto interessante, quello di un altro politico, che è stato sottoposto a un processo per partecipazione esterna alle associazioni mafiose, un politico che non importa ricordarne il nome, ma che per essere politico era stato ministro per il Mezzogiorno, ministro dei trasporti, ministro dell'agricoltura, ministro della marina mercantile, per 6 legislature deputato e senatore per una legislatura. Questo ha un processo per concorso esterno in associazione mafiosa, un processo complicato, il primo grado viene assolto, il secondo viene condannato, la Cassazione annulla la sentenza, si ritorna, alla fine viene definitivamente assolto perché non ci sono gli estremi di quel reato, che fra l'altro è un reato un po' evanescente. Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è una cosa più difficilmente dimostrabile dell'associazione mafiosa che si compie con degli atti precisi, ma bisogna dimostrare che c'è stato un contributo effettivo, uno scambio, altre cose, è un pochino più complicato. E alla fine comunque si ritiene che gli estremi, perché sussista quel reato, non ci sono. Ma guardate cosa dice la Corte di Cassazione a sezioni unite, nella sentenza in cui l'assolve e manda a un giudice di rinvio, a un'altra Corte d'Appello per riesaminarlo, dice però: sembra opportuno ribadire che nella pura accettata vicinanza e disponibilità di un personaggio politico nei confronti di un sodalizio criminoso, nella pur accertata, quindi c'è stata vicinanza e disponibilità nei confronti di un sodalizio criminoso o di singoli esponenti del medesimo, sono da ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista morale e politico, e tuttavia mancano alcuni estremi perché si possa parlare di quel reato. Quindi la Corte Sezione Unite dà un giudizio di merito, non ci sono più gli estremi per il reato, ma dà un giudizio di riprovevolezza, indicando una condotta oggettivamente comprovata di vicinanza e di affinità con sodalizi criminali. Beh, che pensate? Un soggetto del genere, secondo me, non solo non ci si va a bere un caffè, come si diceva una volta, ma non starebbe bene neanche in Parlamento. Dovrebbe essere esecrato comunque, leggere una sentenza e dire: ma è quel signore lì, ma con lui non voglio avere niente a che fare. Invece leggiamo dalle cronache che
quando ci fu questa sentenza, nell'essere solo la parte che interessava, cioè quella in cui veniva assolto dal reato perché mancavano questi presupposti, e gli telefonarono con grandi congratulazioni personaggi come Andreotti, Casini, Schifani ed altri, mentre tutti registrano piangeva Cuffaro, un altro che deve essere di quelli avvicinati e sodali, eccetera. Altro che riprovazione morale. C'è un concerto di persone di alto livello che dice: ci congratuliamo, sei stato assolto. E la Cassazione ha detto niente di meno delle cose che mi ricorda, farebbero vergognare più, mi ricorda quella barzelletta vecchissima di Zavattini sul brigante timido, che ferma un signore e gli dice: signore, o la borsa o la vita. E quello, non sono spregiudicato, gli dice: ma vada, vada via, si vergogni. E Zavattini scrive: il poveretto avrebbe voluto sprofondare 100 km sottoterra, perché era un brigante timido. I briganti timidi oggi non esistono più, perché non esiste evidentemente un concetto di legalità comunemente accettato e associato ancora di più a un concetto di etica comunemente accettato. La riprovevolezza non abita più qui, e questo è grave ed è una forma di inattuazione della Costituzione, perché in questo modo non solo non si rispetta quell'articolo 24 che parla sia di rispetto e osservanza delle leggi, ma sia anche di disciplina e onore nell'esercizio di attività pubbliche, perché vi ho detto che razza di politico era questo, che razza di incarichi aveva avuto quel signore, ma si parla di ben altro, ancora di cose ancora più gravi. Ecco dove l'etica e la legalità in qualche modo finiscono per congiungersi, anche se l'etica poi ha una sua peculiarità. La parola etica forse non è scritta mai nella Costituzione, ma corre in modo sottostante in tutta la Carta Costituzionale, tant'è che parla di un'etica costituzionale, cioè di una morale che è contenuta perfino nel concetto di democrazia, qualcuno dice. Nell'articolo 1, dove si parla della Repubblica Democratica, lì c'è anche un concetto morale, etico, come c'è nell'articolo 2, quando parla di doveri inderogabili, di solidarietà, allude a qualche cosa che è un dovere, ma è un dovere morale. Oppure l'articolo 53, in cui si dice che tutti devono concorrere con i propri mezzi alla spesa pubblica, ed è un dovere anche questo, che in molti casi è anche un dovere giuridico, ma è anche un dovere morale. E noi siamo in un paese in cui un signore anni fa ha detto che siccome il sistema fiscale italiano era in derecondo, era giusto non pagare le tasse, che è come dire: io dell'articolo 53 non me ne faccio niente, non lo considero né dal punto di vista della legalità né tantomeno dal punto di vista della etica. Ecco, anche qui la conclusione da trarsi allo stato attuale delle cose è piuttosto amara, ed è amara anche perché molti di quelli che si sono studiosi, che sono occupati dell'etica costituzionale, la uniscono al rigore, parlando spesso di rigore ed etica, dicendo sono due facce di un fenomeno che è complessivo, perché l'etica è la sostanza, è lo spirito, il rigore è il modo con il quale si esercita o si ossequia l'etica, la morale della sostanza. Bene, questa corre in tutta la Costituzione, è in qualche modo, dicono giustamente alcuni, lo spirito della Costituzione, l'anima della Costituzione. E allora quelle cose che vi ho detto in modo così banale, di esemplificazione, l'ho fatto per rendere evidente che in questo senso è giusto parlare di una legalità e di una etica che mancano nel nostro paese,
rispetto a quello che sarebbe l'auspicio della Costituzione, e che la cosa è piuttosto grave, perché è un'inattuazione che riguarda proprio principi e valori che dovremmo considerare fondamentali, correnti lungo tutto il percorso della Costituzione, e tali da essere osservati e da indurre tutti a pensare che debbano essere osservati. Possiamo chiederci da che cosa dipende e quali rimedi si possono attuare? Beh, i rimedi giuridici per la legalità ci sono sempre, nel senso che si può intensificare il sistema per ottenere il rispetto delle leggi, per individuare i reati, si possono rinforzare i sistemi attraverso i quali, non solo con la polizia ma con le intelligence, si scoprono le grandi criminalità, i reati di affari e così via. Si possono fare tante cose di questo genere, ma molto dipende sempre dai comportamenti e dagli atteggiamenti che sono tenuti negli organi che contano, che sono poi il Parlamento e il Governo, perché è da lì che parte anche l'esempio, l'indicazione. E qui dobbiamo dire che le carenze sono notevoli, ci fanno dire che soprattutto quello che manca alla base di tutto questo è una buona politica, perché chi è che deve mettere in primo piano la legalità e far considerare ai cittadini l'importanza dell'etica nella vita pubblica ma anche nella vita quotidiana, se non la politica? Se la politica si comporta nel modo a cui ho sommariamente accennato, è chiaro che la Costituzione rimane scritta sui muri e viene attuata. Allora il problema diventa non tanto quello di individuare singole e specifiche misure, quanto è un problema di una vera e propria battaglia politica e culturale, una battaglia di coscienze, per indurre a credere davvero nella legalità, credere davvero nella riprovevolezza sociale di alcuni comportamenti, credere davvero che ciò che deve essere rispettato è anche ciò che non si deve fare, perché se no, lo dicevano i francesi, non si è persone per bene. E questo è lontanissimo dalla nostra attualità, ed è su questo che bisognerebbe lavorare, come? Con una battaglia di impegno culturale e politico prima di tutto, con un impegno fortissimo delle scuole. È la scuola che può fare molto da questo punto di vista, se invece di dare soltanto nozioni a quelli che poi intraprenderanno mestieri, altre professioni o altro, gli insegnasse ad essere cittadini, e allora la Costituzione davvero potrebbe entrare nella coscienza collettiva. Ma se la scuola non lo fa, allora c'è qualcosa che manca. Se poi, come in molti casi, non lo fanno manco le famiglie, non c'è da meravigliarsi che siamo a un livello piuttosto basso. E il rimedio allora è questo rimedio generale, non è tanto da individuare in misure specifiche quanto in un impegno culturale e politico che deve riguardare tutti gli organi dello Stato, che devono pensare che legalità ed etica o marciano insieme e danno forma, contenuto e spirito a una Costituzione fatta di valori e principi di estrema importanza, oppure quei principi restano sulla carta. Noi non vogliamo che ci restino, e siamo qui a ragionare anche insieme per trovare ancora cosa si può e si deve fare perché davvero legalità ed etica entrino nella comune coscienza civile dei cittadini italiani. Ringraziamo Carlos Muraglia per questa sua